Un corteo pacifico e festoso da Piazza della Repubblica fino a Piazza Unione per consegnare un documento nel quale si chiede senza mezzi termini che l'ospedale di Penne non venga più ridotto ai minimi termini. Per la verità, all'inizio della manifestazione si è notata anche la presenza dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, destinataria del documento, che ha poi atteso la delegazione nel palazzo del Consiglio regionale di Piazza Unione. Al centro delle richieste la possibilità di dare nuovo vigore al presidio ospedaliero di Penne, non solo come baluardo sanitario per tutta l'area vestita, ma anche come supporto al Santo Spirito di Pescara. Il solo ospedale di Pescara non è in grado di sopportare il carico di lavoro che ha da quando l'ospedale di Penne non è più funzionale. Ora, al di là di questo, c'è un'intera comunità che oggi è rappresentata qui e che viene con speranza, anche con un po' di allegria e di rinnovato vigore, non con il cappello in mano. Non abbiamo nulla da chiedere, noi pretendiamo di riscuotere il credito che abbiamo accumulato negli ultimi 60 anni, durante i quali siamo stati spogliati di tutto. Al fianco dei manifestanti anche il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Il governo ha dato la deroga al decreto Lorenzin, ora è la regione che ha il potere di riprogrammare e riclassificare il presidio ospedaliero, quindi Regione Abruzzo, il presidente Marsiglio, l'assessore alla sanità Verì debbono immediatamente riclassificare il presidio di Penne come ospedale di base e sede di pronto soccorso, questo lo può fare solo la regione. C'è l'opportunità, questa deroga al decreto Lorenzin, la possibilità di riclassificare il presidio? Lì ha detto una parola giusta, è una deroga, però fino ad ora io non ho visto nessuna iniziativa che potesse eliminare questa assoluta ingiustizia che viene fatta nei confronti dei cittadini dell'area Vestini. Quindi finché io non vedrò firmato un documento che riporterà l'ospedale di Penne alla condizione che aveva anni fa, non credo più a nulla oramai.